fin dagli anni 70, quando coordinavo i lavori di Dimensione Uomo, gruppo di informazione, divulgazione e ricerca scientifica, mi sono sentito attratto dal cosiddetto paranormale, dalle capacità latenti della mente umana. Psicocinesi, telepatia, chiaroveggenza erano argomenti comuni delle nostre discussioni e dei nostri studi interdisciplinari, grazie alla collaborazione di medici, biologi, fisici e sensitivi come Umberto Di Grazia, Sabina Rinaldi, Mario Rea, Filippo Perrone, tanto per citare i più noti che facevano parte del nostro gruppo. Avevamo i risultati eclatanti degli esperimenti, ma non avevamo i mezzi conoscitivi per capire come avvenivano i fenomeni che avevamo sotto gli occhi e soprattutto per dare una patente di scientificità agli esperimenti stessi. Oggi, grazie alle implicazioni della meccanica quantistica, possiamo cominciare a comprendere i fenomeni psi, i poteri ancora inesplorati della mente, in grado di trascendere le normali capacità umane. È opinione comune credere nell'esistenza di queste facoltà. Chi non ha mai pensato a una persona e se l'è trovata di fronte girando l'angolo della strada o ha sentito squillare il telefono e ha ascoltato la sua voce dall'altra parte del filo? Chi non ha mai vissuto momenti di déjà vu, nel senso di vivere una situazione già vissuta o di riconoscere un posto che si è sicuri di non avere mai visitato prima? Finora la scienza convenzionale ha sempre rifiutato di prestare fede a circostanze del genere, mancando sul piano metodologico la riproducibilità e la ripetitività del fenomeno sperimentato. Eppure le cose stanno cambiando. Luigi Maximilian Caligiuri, caro amico e fisico di fama internazionale, in un articolo illuminante di Scienza e Conoscenza che vi consiglio di leggere per una visione più completa della fenomenologia, entra nel merito della telepatia, ovvero nella possibilità di scambio di informazioni tra due cervelli senza segnali elettromagnetici, considerata un fenomeno che meglio si adatta allo schema concettuale proprio della meccanica quantistica. Fenomeni di percezione extrasensoriale, scrive Caligiuri, vengono riportati da millenni, ma studiati soltanto da alcuni secoli a questa parte, indipendentemente da quanto ci sembrino realiste tali esperienze, è ovvio che una valutazione basata esclusivamente sui racconti e le testimonianze non può essere ritenuta esaustiva ai fini di una valutazione scientifica e rigorosa del fenomeno. Nonostante ciò, esiste una montagna di documentazioni su esperimenti condotti in condizioni da laboratorio. Cito per tutti gli studi di Rhine con le carte Zener della Duke University, di Ullman e Cripper del Maimonides Medical Center di Brooklyn, di Honorton, Broad e Parker, o sull'effetto rampa di Matthew Manning, un guaritore inglese dotato di presunte capacità psicocinetiche, citato dal mio libro Il cammino del cercatore, studiato dagli scienziati canadesi Owen Witton e dal premio Nobel per la fisica del 1973 Brian Josephson. Tutti lavori che hanno effettivamente dimostrato in maniera pressoché inequivocabile l'effettiva esistenza di alcuni fenomeni extrasensoriali. D'altra parte, non mi sono meravigliato nello scoprire, mentre scrivevo il mio libro, che il gruppo Stargate, utilizzato dalla CIA, era una squadra di persone dotate di visione a distanza, remote viewing, in grado di visualizzare i luoghi di prigionia dei soldati americani in Vietnam, impianti nucleari nel territorio dell'Unione Sovietica e persino il luogo dove era tenuto prigioniero dalle Brigate Rosse il generale Dozier. Un gruppo similare di sensitivi era utilizzato anche dal KGB in Unione Sovietica. L'imponente mole di dati sperimentali accumulati nel corso degli esperimenti sulla telepatia e l'impossibilità di interpretarli da un lato come manifestazioni di coincidenze casuali o dall'altro come errori nella conduzione degli esperimenti, scrive Caligiuri, impone uno studio serio e accurato, privo di preconcetti sui possibili meccanismi fisici alla base di tali manifestazioni. In ogni caso, è interessante notare che una delle caratteristiche comuni a tutti i fenomeni extrasensoriali, in particolare della telepatia,
è la supposizione che in qualche senso debba esistere la possibilità di trasferire delle informazioni direttamente da un punto all'altro dello spazio-tempo in modo istantaneo e a qualunque distanza. Ora, un comportamento del genere è sorprendentemente analogo al fenomeno dell'entanglement, dell'intreccio quantistico tra particelle elementari che abbiano interagito fra loro. Da notare, a scanso di sempre possibili obiezioni, che il comportamento quantistico non è limitato a oggetti o sistemi microscopici, ma si manifestano di fatto anche in sistemi formati da un numero molto elevato di sistemi elementari, come per esempio gli organismi viventi, come è dimostrato sperimentalmente dal fenomeno della superconduttività. Gli esperimenti, infine, condotti da Greenberg e Silverbaum a Città del Messico, replicati in seguito da Dean Radin in California e da Michael Persinger in Canada, testimoniano, in modo inconfutabile, la possibilità di trasferimento di informazioni da un cervello a un altro senza una connessione elettromagnetica, senza segnale. Come può avvenire? La risposta è una sola: tramite la non località quantistica, perché soltanto essa è in grado di collassare eventi simili in entrambi i cervelli. I cervelli stessi possono comunicare non localmente, in stato di interconnessione quantistica, dimostrando che la coscienza stessa è di fatto un fenomeno non locale. Questo ovviamente è il risultato finale. E molti sono stati i modelli di natura quantistica impiegati per illustrare i possibili meccanismi di interazione diretta tra menti e cervelli, mai però così esaustivi da spiegare come e perché avvengono i fenomeni extrasensoriali. L'ultimo, in ordine di tempo, a darcene una spiegazione probabilmente vicina alla realtà, è il modello fondato sulle dinamiche superluminali proprio del nostro Caligiuri e del giapponese Musha. Basato sulla teoria di campo quantistico coerente generalizzato elaborata dallo stesso Caligiuri, il modello di universo superluminale prevede tra l'altro la possibilità di descrivere in modo totalmente nuovo il comportamento dei microtubuli, organuli presenti nelle cellule nervose del diametro esterno di 25 nanometri e contenenti acqua. La teoria di campo quantistico coerente generalizzato prevede che l'acqua contenuta nei microtubuli in condizioni di temperatura e densità compatibili con il cervello umano si trovi in uno stato quantistico coerente macroscopico dipendente dai cosiddetti domini di coerenza, in altre parole domini spaziali in cui il campo quantico di materia associato alle molecole d'acqua oscilli in fase con un campo elettromagnetico condensato dal vuoto quantistico in un processo di stabilità e amplificazione reciproca spontaneo. È proprio questa stabilità che può tradursi nello stato di interconnessione quantistica. Ciò accade grazie ai microtubuli stessi, che offrono una sorta di schermo protettivo alle molecole d'acqua. Una conseguenza importante di tale dinamica, ci dice Caligiuri, è la formazione all'interno dei domini di coerenza dei microtubuli di un campo elettromagnetico costituito da fotoni superluminali, ovvero da tachioni, particelle prive di massa che viaggiano nel vuoto a una velocità superiore a quella della luce. Secondo Caligiuri, tale campo tachionico mostra inoltre la tendenza del tutto particolare di poter sfuggire parzialmente dai confini del proprio dominio di coerenza per effetto tunnel quantistico, determinando ciò che tecnicamente si chiama coda di campo evanescente. Tale coda è in grado di interagire direttamente con altri campi evanescenti, determinati da altri microtubuli, creando con essi uno stato di sovrapposizione o di intreccio quantistico. Una tale interazione, è la conclusione di Caligiuri, è potenzialmente in grado di stabilire un'interconnessione tra menti e tra mente e materia circostante. C'è qualcuno che ancora dubita della telepatia e della psicocinesi?